Imbattuto campione europeo dei leggeri, Duilio Loi ha accettato il collaudo più severo, combattere a Parigi pur non mettendo in palio il titolo. Sfidante è il giovane corso Félix Chocat, con i calzoncini bianchi, una grande speranza della Francia. Per questo il Palais des Sports è gremito sino all'inverosimile. Il triestino non appare emozionato, conosce a fondo le sue possibilità. Non sottovaluta l'irruente avversario, lo controlla in virtù di quella tecnica che gli ha valso il titolo e di quel mestiere che gli ha consentito di conservarlo. Generoso, buon pugilatore, Chocat cerca di sorprendere Loi con la sua foga veemente, ma l'italiano è maestro di schivate e di fulmine i rientri. Frena l'avversario, lo obbliga al suo gioco, lo colpisce spesso con durezza. «Siete un grand champion», diranno di lui i tecnici, e valorizzeranno così anche l'ammirabile prova di coraggio del giovane francese. Duilio Loi ha vinto nettamente, resta l'imbattuto campione di ieri.